caffè che vale, espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te. Il nostro viaggio fra le eccellenze italiane approda a Milano, oggi sempre alla ricerca di storie, insieme a noi Nadio Delai. Fra un po' sveleremo un percorso davvero intenso, non si è fatto mancare nulla nella vita Nadio, ma intanto la curiosità per questo nome, perché Nadio? C'è dietro una passione, un innamoramento di un mio zio, perché io sono nato in casa della nonna. E questo signore che era prigioniero a 18 anni con una figlia a casa, erano gli ultimi anni di guerra e quindi rastrellavano i bravi per portarli nelle industrie belliche, e lui andò lì e faceva locomotive, lavorava sulle locomotive, pigliavano gli italiani bravi, era una specie di prigionia, e lì c'erano due russe sui paranchi alti. E quindi quando finivano il pezzo chiamavano o l'uno o l'altro, uno era Nadio, immagino che sia stato il cuore che batteva di questi ragazzi giovani in prigionia, e quindi ha detto: Nadia sei una bambina, Nadio sei un bambino. Bellissimo. Mi ha un po' perseguitato quando ero bambino, ovviamente, perché sei diverso, no? Bambini dice: ma perché ti chiami Nadio? Me l'avranno fatto un milione di volte questa domanda, insomma. Quindi però è una storia bella. Una storia bella e soprattutto un nome unico. Ecco, e questo ci introduce anche nel tema del nostro paese, che lo è unico, no? Ma certo, lo è unico sotto tanti aspetti ed ha una forza interna che va utilizzata. E noi oggi, se abbiamo un problema come paese, è quello di avere la forza di mettere a sistema la nostra responsabilità. L'emergenza ha favorito in maniera anche eccessiva il sistema dall'alto, in parte inevitabile, ma noi oggi dobbiamo riuscire dal guscio e buttarci nel mondo con entusiasmo. Allora questo passaggio è il passaggio che noi dobbiamo compiere. Io, quando ho fatto il Censis per molti anni, una delle prime cose che ho imparato è che a corpo sociale freddo ci vuole una testa di governo calda, che promuove, che spinge. A corpo sociale caldo, perché c'è agitazione, perché c'è rabbia, perché c'è rancore, ci vuole una testa di governo fredda per compensare. Bellissimo questo concetto. In questo momento invece? In questo momento noi dobbiamo uscire, cioè ci vorrebbe una testa di governo molto attiva, molto promozionale, oltre che di difesa. È certo, è troppo freddo, Ma anche in qualche modo una guida? Sì, per forza. Cioè, il problema vero è che la leadership deve capire quando compensare il corpo sociale, perché poi l'energia ce l'ha, dicevo prima, che non è solo nella cosmetica che tiene, ma anche nei settori meno pensabili, per esempio l'arredamento, che è parte della casa. Probabilmente durante la quarantena si è scatenata la voglia di rifar casa, di rifare il mobilio, cioè la dinamicità c'è e il risparmio anche. Allora bisogna vedere anche questo paese, che ha voglia di reagire, ha bisogno di un sistema di echi che lo incoraggia, e poi il paese va. Abbiamo iniziato parlando un po' anche di una storia che nasce in tempi di guerra, no? La storia anche di questo nome. E qualcuno ha paragonato questa pandemia ad una guerra, in effetti, e ha immaginato che possa esserci una reazione come quella che abbiamo nella testa di chi ha vissuto l'ultima guerra e ha creato il miracolo industriale subito dopo. Lei ci vede delle analogie? Ritiene che questa davvero possa essere paragonata ad una guerra? Ma soprattutto la reazione è scontato che sia la stessa, quella che abbiamo in testa? No, perché alla fine della guerra c'è stato, per riprendere l'esempio di prima, corpo sociale è assolutamente caldo, con la voglia di ricominciare, di costruire, di pensare un futuro migliore e una scommessa positiva, e una testa di governo che l'ha interpretata in questo senso. Quindi lì si è verificato questo connubio straordinario. Adesso siamo in un connubio che non c'è ancora così. Deve arrivare così se vogliamo uscire in avanti, e sarà inevitabile che in qualche modo in avanti si esca. Ci si può mettere poco o ci si può mettere molto. Certamente
diciamo, ognuno per la propria parte, anche il mondo della produzione, anche la cosmetica ha la sua parte. Quando dicevo prima ci vuole un patto evoluto tra consumatore e produttore e tutta la filiera, che sposta in su anche con la sostenibilità, ma anche con una soggettualità dei consumatori che è molto cresciuta e che ha voglia di rigiocarsi. Diamone l'occasione. In più abbiamo uno scenario completamente diverso, no? Globale e digitale sono le due forze che stanno governando questa nuova rivoluzione industriale, e immagino che però lei veda, oltre che le preoccupazioni, i limiti, anche le opportunità di questo scenario, cosa che non in tanti vedono in Italia. Mi dice dove le vede le opportunità di questo mondo e di questa rivoluzione industriale? Intanto è inevitabile, perché già durante la pandemia la diffusione dello smart working, dello smart della smart education ha fatto obbligatoriamente capolino. Ma è di buon senso, perché noi abbiamo avuto uno sviluppo del digitale per sé e abbiamo avuto uno sviluppo dell'economico per sé. Poi lentamente c'è stato qua e là, per certi settori, per certe imprese, un po' di convergenza, ma la convergenza più piena, che parte dal consumatore, arriva al produttore e ridiscende al consumatore, non c'è, perché sarebbe la vera digitalizzazione delle imprese che arriva poi a gestire offline e online, perché si sostengono l'uno con l'altro, anche i consumatori e anche i produttori. Io dico che i produttori di cosmetica hanno questo privilegio di avere già col consumatore un rapporto strutturale, hanno gli stessi neuroni specchio, si comportano in maniera simile, e questo è un elemento di forza di questo settore che potrebbe, proprio per questo, dare anche un esempio trainante ad altri settori. Perché vede, i tedeschi hanno sempre fatto una digitalizzazione molto industriale a partire dall'offerta, perché sono, e in parte lo siamo anche noi per tradizione. Gli americani sono partiti dal consumatore, non dalla digitalizzazione delle imprese. Poi arrivano alla digitalizzazione delle imprese. I tedeschi hanno cominciato con la digitalizzazione delle imprese e pian pianino devono andare al consumatore. Noi siamo a metà, forse sfruttiamo questo essere a metà. Sentite come parla quest'uomo. Beh, questo suo linguaggio è figlio di tante vite dentro una. Ecco, mi piacerebbe che lei mi raccontasse i tanti mestieri che ha fatto e i punti di contatto dei vari mestieri, delle responsabilità che si è preso all'interno della sua vita. È stata una grande avventura di esplorazione di settori diversi. E personalmente ho trovato che ogni volta che cambiavo settore, sostanzialmente, però mi tiravo dietro una parte di me, come la digitalizzazione che dicevamo prima, e nel settore nuovo per 3 mesi sei impostonato, perché c'è un linguaggio, una storia, un modo di presentarsi, dei concetti, dei valori, e tu devi esplorare, è una nuova tribù. Poi scopri che hai anche la mente più fresca, però, e puoi vedere cose che chi abitava quel territorio non ha così presente, e dal quarto mese in poi diventa un'avventura meravigliosa. Li ricordiamo questi mestieri a partire dal primo, come entra nel mondo del lavoro e poi quali sono gli step successivi e le avventure più entusiasmanti che ha incrociato? Anche se può far sorridere, ho cominciato come bancario a 18 anni. Wow, ambizioso già, no? Ma sì, subito. All'epoca subito, e poi dopo 3 anni e mezzo ho detto me ne vado e faccio sociologia. Wow, da bancario a sociologo. Andiamo già da bancario, perché sono studente lavoratore. Poi ho fatto un'esperienza nella scuola media meravigliosa, nell'interstizio. Poi, per coincidenze della vita, è capitata un'opportunità a Censis, ho detto esco dalla mia città Trento e esploro cose più vaste, quindi ho fatto 20 anni di Censis, insomma, ricercatore e direttore per 10-12 anni. Poi da lì ho detto adesso cambio, devo fare altre esperienze. Tra i 45 e i 50 anni di solito gli uomini entrano in agitazione, insomma, o cambiano partner, o cambiano lavoro, o fanno tutte e due le cose, nei limiti medi. È vero, molto vero. Non aggiungo anche figli, alle volte rifanno anche figli. Insomma. Allora, questa fibrillazione ha toccato la parte professionale, ho deciso di provare a praticare contesti diversi. Volevo occuparmi di reti, di sistemi di rete,
e quindi ho esplorato quel mondo e per una coincidenza strana dell'epoca è arrivata la televisione, in realtà volevo andare in Eni, però poi è arrivata improvvisamente un'offerta per la RAI, era una legge di riforma nuova in cui i presidenti delle Camere nominavano il Consiglio di Amministrazione. E quindi ho fatto questa esperienza che sarebbe stata breve, ed è stata breve, è stato un paio d'anni, però io avevo voglia. Dopodiché ho detto adesso un'altra rete che sia all'opposto possibilmente della RAI, cioè lì ho fatto la rete, diciamo, più virtuale non c'è, insomma, no? Il materiale, la comunicazione, anche la politica, c'è sempre, ma insomma lì era molto... E andiamo dove? Proviamo a entrare in ferrovia. Wow. E sono andato da Necce e ho detto sono qua, ci siamo piaciuti ed è stata un'esperienza di 5 anni veramente straordinaria, perché era il momento in cui si faceva l'alta velocità, si facevano le grandi e le medie stazioni, si faceva l'immobiliare e la valorizzazione, è stata un'esperienza straordinaria anche quella, devo dire straordinaria. In ognuna di queste esperienze ha portato qualcosa dall'altra, e ad esempio cosa? Qualcosa di significativo? Cosa ha portato ad esempio alla direzione dell'ammiraglia di Mamma Rai? Che cosa ha delle esperienze passate, cosa ha cercato di introdurre di quello che aveva imparato prima? Ma io ho avuto in questo senso, l'avrei fatto comunque, ma io ho avuto una lettera d'ingaggio virtuale, che era vieni in Rai e cerca di parlare dell'Italia, perché in televisione si parla troppo di televisione, con le comparsate reciproche, non basta, parla del mondo vero. E quindi mi ha invitato a nozze, non potevo dire di no. Si ricorda un prodotto che le ha dato molto soddisfazione, in questo senso, ai tempi in cui lei era lì a dirigere? Beh, i Cervelloni. I Cervelloni, che c'era stato uno spunto fra i tanti che il bravo Tortora si era inventato anni prima, tutta l'Italia, ma io l'ho presa proprio come unico argomento e ho cercato di svilupparlo. Abbiamo venduto il format all'estero parecchio sull'idea dei Cervelloni, dico tanto per dirne uno. Un altro è che per esempio ho portato, adesso è banale, ma in quegli anni non lo era, Piero Angela l'ho portato alle 8:30 di sera. E il common wisdom di un settore ha delle saggezze sue, e quindi quello era da seconda serata. E io dicevo guardate che il paese è cambiato, non è vero che è da seconda serata, c'è anche domanda di cultura scientifica. E ho avuto anche una schermaglia non da poco col direttore che era Gianni Locatelli, che poi è quello che mi ha chiamato, sì, in Rai. Un vero rivoluzionario, Nadio, a partire dal nome, Nadio Delai, tante vite in una vita, la capacità di interpretare forse in questo l'essenza più forte dell'essere italiani, perché noi siamo bravi a trovare le soluzioni ai problemi e forse questa è la cosa che ci sfida di più ed è figlia forse anche della grande storia di questo paese? Ma credo di sì, ce lo riconoscono tutti. I ricercatori che scappano finiscono col fare i capi del dipartimento. Insomma. Gli imprenditori, quelli bravi, analogamente o li comprano l'impresa, e anche i dirigenti non scherzano. Insomma. Parlo dei CEO, ma insomma anche di livelli più bassi. Noi siamo questi. Poi come sistema siamo più fragili. Il noi è più difficile, l'io è creativo, generativo. Il nostro problema che abbiamo è di fare un po' di noi, specie adesso, che dobbiamo fare un noi vero, strutturato, politico, gestionale, tecnico, se i soldini potenziali che stanno lì li vogliamo veramente utilizzare. Se non abbiamo un po' di noi non ci si arriva. Come stiamo ad infrastrutture, come stavamo intanto quando lei ha fatto quest'ulteriore salto e come stiamo invece oggi, a che punto siamo? Beh, certamente io ricordo perfettamente il bravo Pascale, che era l'amministratore delegato Ciociaro del Telecom, che aveva lanciato il progetto Socrate, che doveva portare la fibra in tutta Italia, con una concezione da Ciociaro di grandissimo futuribile e che alla fine è stato bloccato, insomma, e poi la Telecom ha fatto la fine che ha fatto, purtroppo venduta 3 volte, rivenduta, insomma. Ma le reti, per esempio, la cosa più evidente è l'alta velocità. Quando io viaggio adesso in alta velocità e la gente ancora dice è cambiata l'Italia, io dico lei ha un onere. Dice qual è? Lei deve ringraziare Lorenzo Necci.
Senza di lui l'alta velocità non ci sarebbe mai stata in Italia. Questa è stata forse l'innovazione infrastrutturale più grossa che abbiamo avuto. Certo, adesso avremo la 5G. Certo, internet è stata una cosa importante, però per esempio internet oggi è esaurito così com'è. È intasato, non funziona, è insicuro, è pieno di buchi. Bisogna pagare. E poi resta il fatto che abbiamo ancora un nord e un sud in questo paese. Certo, questo, guardi, ogni paese c'è un sud, che alle volte sta al nord, come la Scozia rispetto all'Inghilterra, ma non cambia. C'è una parte di paese che va piano. Certamente noi abbiamo la storia che abbiamo avuto e che alla fine ha il vero nodo, che è poi anche un nodo di paese oggi, che è la debolezza della classe dirigente del Mezzogiorno, ma oggi si può dire solo poco, perché anche quella del nord non è granché. Tanto per usare un eufemismo. Stiamo forse pagando. Ma lì sta il problema. Ecco, appunto, stiamo pagando il prezzo di non aver capito che tenere un paese a due velocità. In fondo abbiamo avuto l'esempio della Germania, no? Che ha avuto un'accelerazione incredibile. Sì, ma loro perché hanno quel noi strutturato d'insieme che noi abbiamo più difficoltà a fare, ma non perché non mettiamo le risorse, perché le abbiamo messe nel sud, onestamente. Guardi che hanno problemi anche loro oggi, seri. Se noi pensiamo che il primo anno che hanno fatto l'unificazione tedesca, i tedeschi dell'Ovest, come dire, non vedevano loro di andare a trovare i parenti dell'Est e viceversa. Oggi non si sopportano e non si frequentano. Direttore, resta la vera partita quella del rilancio del Sud, nel senso rilanciare il Sud è davvero anche un'opportunità per il Nord? Lo è, ma non si può fare malgrado la classe, non per fare gli scarichi di responsabilità, cioè, chiaro, per carità, insomma. Però certamente non puoi farlo malgrado un sistema di classe dirigente che è ancora più fragile. Ma non vuol dire che è tutta così, perché noi molti dei dirigenti della politica, anche dal dopoguerra, venivano dal Sud ed erano dei migliori, solo che la facevano per il paese. Il Sud ha bisogno. Vede, la classe dirigente è fatta dell'elite, ma poi è fatta delle salmerie sotto, cioè dell'establishment. Tu devi avere una catena minima che funziona. Non è che in Italia l'abbiamo avuta straordinaria, ma in certi momenti il dopoguerra De Gasperi, per esempio, mio conterraneo, ha applicato il concetto. Un paese che vuol crescere io lo riconosco. Moro ha fatto la stessa cosa, io sono un 68. L'anno scorso hanno ripubblicato il foglio, ha ripubblicato il discorso di Moro del novembre del 68 al Consiglio Nazionale Democristiano, naturalmente 3 ore di intervento come si faceva allora, ma la cosa che mi ha veramente colpito come un martello in fronte è che lui per 12 volte, perché capiva che la base democristiana era una base anche, come dire, un po' seduta, come, non capiva poco quello che succedeva nel mondo, e lui per 12 volte con temi diversi gli diceva: guardate che gli studenti alle volte fanno delle richieste strampalate, voi andate sotto quella superficie, perché in realtà è una società che chiede di essere riconosciuta, è la soggettualità di cui ho parlato prima, individuale e collettiva, e siccome capiva che non capivano, allora ripeteva un'altra roba e diceva: guardate che la società è cambiata e che quindi ha delle attese diverse, noi dobbiamo rispondere a quelle attese. 12 volte, è emozionante rileggerlo a distanza di 60 anni, fa veramente impressione. Sentite questa emozione, questa è la forza del caffè che amo, la forza delle storie, ognuna diversa dall'altra, esattamente come i caffè. Nadio Delai è un uomo davvero che continua ad avere tanto da dire, questo ci dice anche che nel nostro paese il fatto di avere i capelli bianchi o meno non incide sulla giovinezza, che è uno stato mentale, delle idee, sulla passione che Nadio ci sta trasferendo. Un breve spot e poi torno, Nadio, e ti chiedo il tuo rapporto col caffè. Quello vero? Quanti ne consumi? Che rapporto c'hai? Un caffè che non hai mai dimenticato nella tua vita. Ma andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. Ormai lo sappiamo tutti. Al giorno d'oggi, se a casa vuoi bere il caffè, puoi scegliere fra tante possibilità. Puoi comprarlo in cialde, in capsule, in grani, macinati, solubili. Cambiano i sistemi, ma la cosa importante per noi di 101 Caffè è una: fare di ogni sorso un viaggio. Uè, ma chi sta napoletano? Guarda di essere in coppa o Vesuvio, vero? Mi ricordo pure la formazione Napoli Scudetto. Garella, Bruscolotti, Ferrara.
Bagni, Ferraro, Renica, Maradona. Ti è venuta voglia di un buon caffè? Vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita o continua a navigare nel nostro sito per acquistare il tuo caffè ideale. 101 Caffè, liberi di scegliere. Rieccoci, rientrati. Beh, ti devo chiedere il tuo rapporto col caffè per omaggiare questo nostro format e anche lo sponsor che è un distributore di grande caffè italiano. È un progetto bello perché prova a rispondere alla capacità degli americani, a volte penso a Starbucks, di distribuire cose che noi sappiamo fare benissimo. Umberto sta provando a portare questi negozi, ne ha già fatti 100 in giro per il mondo e quindi a reagire a questo strapotere. La cosa mi viene in mente sul caffè è la seguente. Io ho lavorato a un certo punto per Confindustria anni fa, una decina d'anni fa, di più forse, di Trieste, e la presidente era la signora Illy. Altro nome di piacere che nascano i nuovi, ma hai detto quale associazione mentale ho. E un giorno andammo a pranzo insieme, parlavamo delle cose che facevamo su Trieste, che volevamo fare, che poi abbiamo fatto, poi mangiamo e arriviamo al caffè. Portano i due caffè e io mi sono posto una domanda interna, mi sono detto: con o senza zucchero? Perché io senza zucchero il caffè non ce la faccio. Alla fine mi sono detto tra me e me, insomma, io devo mettere lo zucchero, sospetto che non sia d'accordo, allora faccio sta roba, lei mi guarda e dice: con lo zucchero. Dico: guardi, le confesso, ho fatto uno sforzo per un mese, sono stato proprio a disagio per tutto il mese, alla fine ho rinunciato. E lei mi ha detto: guardi, come la capisco, io adesso non posso berlo se metto lo zucchero, ma ci ho messo 6 mesi. Wow, sì. Infatti anch'io ci sto provando, infatti mi fai pensare mentre mi racconti questa cosa, perché tutti mi dicono: vedrai, dopo 15 giorni sentirai la vera essenza del caffè. Ne sono passati 15-20, non la sento mai e adesso sai cosa faccio? Metto un pezzetto almeno di bustina di zucchero di canna e provo. Mi sembra una buona soluzione. Senti, invece questo paese, insomma, in che modo ce la farà? Intanto ce la farà dal tuo punto di vista, malgrado stiamo vivendo probabilmente uno dei momenti più difficili, non solo per la pandemia, perché questo paese era già in crisi prima della pandemia, anche se qualcuno prova a dire che la crisi è questa, no, c'era già evidentemente, e ce la farà a quali condizioni, Nadio? E torniamo al discorso che ci siamo fatti, insomma, il paese di solito ce l'ha fatta sempre. Naturalmente non si può dire che questo funziona, perché adesso il salto è ancora più impegnativo, eccetera, ma siamo anche più tutelati, pur avendo problemi più grossi. Io dico che la scommessa è in atto, non si può dire come finisce, non si può dire tutto andrà bene, ma io sento che c'è energia che gira. Bisogna che questa energia trovi un sentiment riconosciuto, esplicito, dichiarato dall'alto come dal basso, perché è un paese che ha i vantaggi e gli svantaggi di questo paese. Con questi vantaggi e svantaggi dobbiamo fare i conti, ci siamo alzati tante volte, potremmo alzarci anche questa. Certo, non ci alziamo se in qualche modo abbiamo sempre sopra un cappello che ci protegge troppo. Noi siamo abituati a uno stato protettore, più degli altri. Questo non va bene, se devo dire la mia, certamente i messaggi che sarebbero stati più utili erano quelli di mettere in prima fila le imprese, la produzione, il lavoro, poi anche i deboli, ma dopo, non prima, non solo i bonus, anzi troppi bonus, perché troppi bonus innescano la domanda di bonus, come è successo, è all'infinito, è uno sportello che non finisce mai. E siccome quello è a tempo, tu devi fare anche l'altro, anzi dovresti cominciare dall'altro ricordando che il mondo deve produrre per distribuire. Fare debito per distribuire è come dire a tuo figlio e a tuo nipote che sono cavoli loro nei prossimi anni, quindi devi trovare una mediazione intelligente. Per adesso sinceramente si è vista poco ancora, purtroppo. Se troviamo un cambio di regime che insomma prende non tanto di governo, di testa, di modo anche di raccontarla. Poi c'è sempre l'emergenza, io non è che dico che quello che è stato fatto è tutto sbagliato, anzi, però questa energia bisogna metterla dentro, a corpo sociale freddo o apparentemente freddo, ci vuole una testa di governo un po' più calda, perché questo aiuta.
Portiamoci questa ricetta a casa, che non a caso Nadio Delai ha sottolineato, vale per tutte le governance secondo me, io me la porto anche nella mia azienda e nei miei progetti, fatelo anche voi. E sono davvero felice di questo caffè, perché una volta di più si dimostra che se cerchi, se hai voglia di fare il talent scout di storie, non importa se nuove o non nuove, ma che hanno davvero qualcosa da dire, questo paese ti sorprende sempre. Beh, questo approccio io mi auguro ci sia al centro, dove si formano i governi, ma anche nella periferia d'Italia. Abbiamo bisogno di competenze, questa è la grande lezione, credo, che in questo momento l'Italia deve riportare a casa. Abbiamo bisogno di persone come Nadio, che possono scrivere ancora pagine importanti del nostro paese. Grazie davvero per tutto. Grazie a te, è stato un piacere. Un caffè che vale, espresso scende, moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te.